Ragazzi, bentornati al 12esimo episodio di Pokémon Nero Rob Nuzlocke. Nello scorso episodio non abbiamo fatto granché, abbiamo parlato più che altro di tante cose. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, recuperatevelo. È uscito lunedì, questo invece è uscito venerdì, come ogni mio video. Sempre lunedì e venerdì, ragazzi. Quindi state sempre pronti lunedì e venerdì. Le regole stanno in descrizione, per chi non le conosce, ma io penso che ormai le conosciate tutti. E dunque, non c'è morto nessuno ancora in questi due episodi, in questa settimana di episodi. Cioè due episodi, questo è appena cominciato, è ovvio che non mi è morto qualcuno. Vabbè ragazzi, scusate ma, cioè, siamo a venerdì. Abbiamo passato una settimana di lavoro, anche se in realtà il 25 era festa nazionale della libertà. Quindi non ho lavorato in realtà, ma ho lavorato manualmente. Infatti nello scorso episodio vi ho fatto vedere questa ferita, questo mignolo nero, che è successo attraverso un cacciavite e non un martello, come si potrebbe pensare, che ti dai una martella sul dito e ti diventa il dito nero. Assolutamente no, l'ho fatto totalmente con un cacciavite. Ma io che sono arrivato all'inizio? Ma sono un coglione. Kabutops, questo non era male. Sono arrivato all'inizio, ma io sono un coglione, raga. Repellente Max e si rifà, sono proprio un coglione. Dream Ball con Chinella. Ora con Chinella diamola a qualcuno. Vabbè, diamola a Michele, va. Anche se non c'ha tanti PS, quindi non sarebbe utile averla con lui. Comunque sia, a lui l'abbiamo data, quindi a lui rimane. Nello scorso episodio comunque avevo finito l'episodio parlando di come la mia ex ragazza mi ha distrutto il cellulare e quindi me l'hanno comprato uno nuovo. E se non fosse accaduto questo, no, sono cascato, no, sono un coglione, non dovevo farlo. Comunque sia, stavo dicendo che se non fosse accaduto questo, io un cellulare buono come il mio non l'avrei mai comprato in vita mia, perché come vi ho detto, a me dispiace spendere per me stesso, raga. E ribadisco che le persone che per esempio hanno già un iPhone 14 e vedono uscire l'iPhone 15 e se lo prendono, mi chiedo, cazzo, ma quanti soldi avete, raga? E i soldi sono vostri? Cioè, state spendendo i soldi di vostro padre? Che sta succedendo? Perché lo fate? Che cosa vi porta? Oh, spennata. Spennata non è male. Che cosa vi porta avere un iPhone 15 piuttosto che 14? Cambia qualcosa? Perché? Spero che la maggior parte di voi sia d'accordo con me. E spero che le persone che si sentono bersagliate da questo mio attacco non mi insultino. Comunque sia, spennata la imparano due Pokémon che hanno già mosse abbastanza valide. Quindi lasciamo così. Ad ogni modo, continuiamo la nostra avventura. E stavo dicendo un'altra cosa alla fine dello scorso episodio. Stavo dicendo che, appunto, con questo cellulare riuscivo a registrarmi la voce e con una qualità decente, almeno orecchiabile. E quindi ho cominciato con quello. Me lo mettevo sopra la scatola delle cuffie e mi registravo la voce in quel modo. Ancora non usavo una webcam perché comunque non ero neanche capace a editare, a fare. Ho imparato nel processo. Adesso sono proprio contento perché sono abbastanza bravo a editare, anche facendo gli short ti aiuta molto. Gli short mi hanno insegnato un sacco di skill di editing. Mi ci sono messo là e via. Oh, stanno andando bene, raga. Io ho parecchi short sopra i 100.000 di visualizzazioni, ma ce l'ho tantissimi. Cioè, stanno andando proprio bene. Sono proprio contento di come sta andando il mio canale. Vabbè, tu stai zitto, amor. Ce l'abbiamo fatta? Siamo usciti? Sì, easy. Molto bene. Conosci la torre della cospira, no? Sì, come? Perché gli ho detto sì? Fanculo, no. Vabbè, andiamo a catturare qualche Pokémon, raga. Andiamo a catturare qualche cristiano. Dai, dove posso catturare? Qua? Qua posso. Col surf. No? Vai, posso prendere qualcuno qua in questa città, raga. Ah, e mi ricordo, ragazzi, che in questa città uno gli youtuber che seguivo da piccolo di Pokémon, quelli americani di cui parlavo, in questa città avevano trovato Palkia. Mi ricordo ancora. Oh, ma che cazzo. No, ritorna qua. Quindi c'ho un bel ricordo io di questa città. Avevo visto una loro Nuzlocke che qua avevano catturato Palkia. Vai, chi c'è? Chi c'è? Porco Diaz, Palkia. Porca merda. Ma io l'ho già catturato. Vaffanculo, va. Vaffanculo, va. Io già ti ho. Vaffanculo, va. No. E dai. Avevo detto Palkia, Parasect. No. E dai, porca troia. No. E ritorna. Che stracazzo, veramente. Allora, vai. Vediamo un po'. Dai, che non sia Parasect. Porca troia. No, raga, ironicissimo. No, raga. Uno di quei due youtuber di cui vi stavo parlando adesso ha come mascotte Delibird. Ma vedete che tutto torna. Loro hanno trovato Palkia. Io ne ho riparlato adesso e ho trovato un Pokémon che è appunto l'icona di Shady Penguin, che è proprio nel nome Penguin. Shady Penguin, anzi. E raga, è abbastanza ironica come cosa. Lui sarebbe a chiamare Shady, il ricordo di questo. Però raga, c'ho così tanti nomi da dargli che mi dispiace non dargli un nome vostro. E poi c'ho così pochi incontri, raga, che quando cazzo io riesco a dare un nome
nome vostro. Quindi bellissimo dargli il nome Shady, ma non glielo posso dare perché appunto devo darglielo uno vostro. Due, tre, dai. Dunque, tu sarai, mi dispiace perché è un Pokémon che non verrà molto utilizzato, penso. Trascina il cibo avvolgendone la coda e vaffanculo però. Perché quella è una coda? Oddio, no, mi devo rivedere il Pokédex. Comunque sia, tu ti chiamerai Rimmi. Buon Rimmi, grazie mille per ogni commento che lasci. Mi dispiace che tu sia un Delibird. Spero ti piaccia come Pokémon, però almeno fai parte della serie, che non è da poco. Comunque ragazzi, parlando così tanto, mi stanno facendo male le mascelle. Oggi sto parlando proprio tanto. Usciranno degli episodi grandi, mi sa. Mi fanno male le mascelle, porca troia. Devo parlare di meno, cazzo. Come faccio? Non si può fare un video dove parli poco? Cioè, che video di merda esce? Ma perché poi c'è la neve, raga? Perché? Ma siamo ad aprile. Che cazzo di neve fa? Ma qual è il gioco? Che data è messa? Ma che te dico, bro? La vedo difficile che nevichi ad aprile. Qua da dove sto io non nevica neanche a febbraio, a gennaio. Quindi che cazzo nevica ad aprile? Qua c'è altre cose? Che è un nuovo percorso? Sì. Torre della cospira. E niente, tocca catturare qualcuno pure qua. Tocca catturare qualcuno pure qua. Dunque, vai. No, 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 sopra è verde. Porca troia, sopra. Oddio. No, raga, non si può catturare perché è leggendario. No, invece si può catturare perché avevamo detto che si può utilizzare il leggendario. Che cazzo, ma io questo quando lo catturo? Questo non lo catturerò mai, raga. Proviamo a paralizzare. Proviamo. Easy. Ok, gli faccio un mazzo legno. Secondo me non muore. Porco dise. Porco diablo. Porca troia. Raga, tanto non lo catturavo. Questo c'ha il tasso di cattura 3%. Quant'era? 0,3%. Non lo catturavo. Mi ero scordato completamente del bidorso l'elmo. Ero convinto che mazzo legno non lo uccideva. Infatti è stato così. Però raga, non ho contato il bidorso l'elmo. Quello non l'ho contato. Voi sarete lì sulla sedia tutti tremolati. Mi dispiace, raga. O sul letto, non so. Dove state vedendo questo video, raga? Io comunque sono un coglione perché gli incontri ci stanno. Cioè, le possibilità di incontrare qualcuno ci stanno. Ma io vado sempre, faccio sempre qualcosa di sbagliato. Vabbè, però che cazzo è sfiga, raga. Ma perché non mi capitano Pokémon facili da catturare, forti? Per esempio uno starter, un Empoleon. Perché non mi capita? Cioè, è strano, no? Un Torterra. Vabbè, prendiamo un po' qualche super pozione quando è. Poi per pozione pure, un pochino. E vediamo questo market che ha. Vai, gran fisico, ghigliottina esclusiva. Ghigliottina col cazzo, gran fisico, porca troia, 70.000. Vaffanculo allora. Perfetto, raga. Analisi velocissima di 3MT. E adesso che si fa? Io potevo andare benissimo qua, raga. Potevo andare benissimo qua e... No, là sopra come ci si fa? Potevo fare questo. Che testa di cazzo, raga. Cioè, veramente c'ho qualche problema. Che coglionazzo. Ma prima devo andare qua a parlare con lo stronzo? Ma posso catturare qualcuno qua dentro? No, questa è sempre Torre della Cospira, raga. Non cambia. Vabbè, ditemi voi, ma non credo proprio. Vabbè, senti, fratello mio, rimani là. Io vado a battere il capo palestra. Mistralopoli, dai. Dai. Allora, dunque, vai. Oggi, raga, perdo qualcuno. Secondo me in sta palestra perdo qualcuno. Devo portarli al 37, tra l'altro. Perché sono i livelli più bassi del capo palestra, non i più alti, eh. Attenzione, il level cap al contrario ci abbiamo noi. Machoke, va bene. Machoke non va bene, anzi. Perché devo cambiare? Che cazzo dico che va bene? Non va bene un cazzo? Giù se metti. Metti Giuse, molto bene. Anzi, potevo mettere pure Michele. Forse era meglio Michele, perché è proprio immune. Ah, vabbè, ha fatto riposo il coglione. Psycho Shock. Lava sbuffo. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fa? Non è lui, è Groudon. Porco diavolo, raga. Groudon con... come cazzo si chiama? Come si chiama quell'abilità? Impostore? In inglese forse? Ma raga, è folle Groudon. Mettiamo Mangalessio. Raga, ma che cazzo? Cioè, questo mi voleva proprio aprire l'ano. Lava sbuffo. Basta, finiscila. Bruciato pure. Vabbè, geloraggio è speciale. Facciamo geloraggio, va. Martelpugno, porco diaz. No. No, Mangalessio no. No, l'avevo detto io che avrei perso qualcuno. No, raga, un impostore Groudon con Martelpugno. Ma io mo perdo tutto. Come cazzo faccio a batterlo questo? Voi che avreste messo? Sinceramente, che avreste messo? Che cazzo faccio adesso? Siccità non glielo metto con Axel. No, devo stare attento. Che cazzo faccio? Martelpugno. C'ha pure qualcosa di terra. Mi fotte pure Mimini. Io, raga, sono inculato. Devo mettere Michele. Che gli fa Michele? Fuoco fatuo? Gli è di mezzo l'attacco? Ce la faccio a fare fuoco fatuo? Te prego. Non missare, te prego. Te prego, non missare. Ok.
Ok, riposo. Porco Diaz. No, raga, non si può fare, raga. Abbiamo perso. Prova a fare palla ombra. Diminuisce la difesa speciale. Che cazzo ne so? Fai qualcosa, frate. Quanto gli fa? Diminuisci difesa speciale, frate. Te prego. Banett ci salva il culo? Non me lo dì. Banett, sei un pazzo. Banett, ti prego, non fa riposo, Groudon t'ammazzo. Ok? Si è svegliato, riposo. Vabbè, però difesa speciale giù, eh. Attenzione. Ce la possiamo fare con Banett, raga, mi sa. Ma meno male lo porto al 37, porca troia. Meno male, oh. Ed è ancora utilizzabile, perché sta al 37, eh. Oh, ottimo. Va bene. Però porca troia manga Alessio, raga. Porca troia manga Alessio, raga. Che merda, raga. Certo, abbiamo buttato giù un Groudon con Michele. Che mostro. Mo che cazzo possiamo mettere, raga? Mo che mettiamo al posto di Lapras? Che tristezza. Lapras no, raga. Ma perché ci ha fregato Lapras? Cioè, di tutte le persone Lapras ci ha buttato via. Manga Alessio mio. Mi dispiace proprio. Cioè, non potevo farci niente. Penso non ci potevo fare niente. Voi che dite? Ho sbagliato qualcosa? Io me lo sentivo che moriva qualcuno, raga. Cioè, me lo sentivo tantissimo che moriva qualcuno in questo episodio. Che cazzo. Manga Alessio no. No, Manga Alessio no. Dovevi andare fino alla fine tu. Ma guarda la madonna proprio. Impostore con lava sbuffo, raga. C'ha quasi inculato pure Giuse. Ma guardate, autodistruzione. No. Ok, vaffanculo, va. Ok, Machoke. Finalmente c'è Machoke, quello vero. E facciamo spora. E stai zitto pure. Certo, Machoke che faceva lava sbuffo. Infatti dico, ma un attimino, fermatelo. E mo tocca vedere il box, raga. Tocca fare qualche scambio. Tocca fare qualche cosina di matto. Porca troia. Veramente porca troia. Testa di cazzo, vaffanculo, va. Fammi tornare a casa. Guarda la madonna. No, voglio tornare a casa. Ma che sto a fare? Devo tornare a casa così io. Così torno a casa così. Andiamo a vedere il box. Dunque, manga Alessio mio, cazzo, non doveva accadere. C'avevi gelo raggio, porca troia, gelo raggio. Io pensavo che un martello il pugno lo prendeva. Invece no, strumenti prendi. Ma io non mi ricordavo proprio avesse martello il pugno, Groudon in realtà. Che cazzo. Ma quanti ci sono morti a noi? Sposta. Quanti sono morti? Box 2. Sono morti un pochini, eh. Lui non era morto, lui manco. Lui e lui sì, però. No, lui, te sei morto? No che non è morto lui. È morto solo Anorit, vero? Tu non sei morto, sei morto. Mi sa di no, eh. Mi pare di no. Vabbè, ditemelo voi. Manga Alessio, sei stato fenomenale. Ti amo, però sei morto. E adesso chi possiamo mettere? Chi possiamo mettere? No, raga, non possiamo mettere un cazzo. No, raga, non c'abbiamo niente. Cioè, possiamo mettere lui? Veramente? No, raga, sostituire Lapras con Delibird è mostruoso. Io non ci posso credere, raga. Possiamo mettere Motim, mi sa. Fammi un attimo vedere. Consideriamo. Acciaio roccia. Veleno terra. Drago. Erba psico. Spettro. Ok. Dunque, lui. No, perché poi diventa acciaio. Tu no. Tu sì. Ma no, tu no. Me l'hanno detto. Tu no. Tu sì. Mi sembra. Tu sì. Però boh. Tu sì. Allora, vediamo quelli che posso mettere. Te. Tu no. Tu no. Tu sì. Che cazzo, raga. Ma che è sta merda? Tu sì. Che schifo. Tu no. E questi no. Raga, questo è. Ci abbiamo queste quattro opzioni noi. Ma che è sto schifo? Ma salvatemi. Ma veramente? No, raga. Non è possibile. Chi è il migliore fra questi? Fatemi vedere un po' tutti. Che cazzo, non ne so. Me la piange, raga. Mi viene veramente a piangere. Ma nessuno acqua ci abbiamo, veramente. Che schifo di team. Veramente, da 100 a 0. Allora, Delibird impara solo regalino. Quindi no. Stuntler, invece, penso che non sia così male, in realtà. C'ha 465 di statistiche, non è pochissimo. Che cosa impara? Avventura riduttore, calmamente, gioco di ruolo, cozzata zen, calcio salto. Ma non è malissimo, ma è... lascia il tempo che trova. Motim invece quanto c'ha? Wurmple non ci pensiamo. Mi dispiace Lele, ma dobbiamo pensare al Ross, mi sa, in questo momento. 424 non è tanto, c'ha più Stuntler. Però le mosse come sono migliori? Ma che te dico? Ma in realtà 38 d'intargente, 41 delle lama, 44 psichico, 47 ronzio e poi eleganza. Eleganza è buono. Vabbè, mettiamo lui per adesso. Raga, è così. Oppure una cosa che si può fare, che è una cosa matta. Si leva Axorus e Banette e si mette Giratina. Oppure si leva Axorus, si mette Zegrom. Però Axorus, raga, va tolto a questo punto. Ditemi voi, raga. Per salvare il team forse è necessario fare una di queste giocate. Se Giratina fosse stato nel team questo non sarebbe successo, eh. Ve lo dico. Però non è che possiamo volere tutto.
Quindi diamo caramelle rare al nuovo arrivato. Vediamo un po' se impara qualcosina poi. Tipo, che ne so, spennata? No, chiaramente. Spora? Magari sì? No, chiaramente. Fiamma patto? Che cavolo, ne so. Vediamo. Ma è utilizzabile? Che ci abbiamo, se no? Ma, protezione ci serve? Ma sì. No, niente, non ci serve. Allora, niente. Bene, sostituire Lapras con Motim, fatto. Ottimo. Adesso andiamo a battere il cavolestra. Cazzarola, raga. Dura, Porca troia. Dura proprio. Non c'ho parole. Non so che dirvi, raga. C'ho il cuore rotto. Mi sento proprio col cuore spezzato. Mi sento un vuoto. Tipo quando la tipa a 14 anni ti dice no, non voglio stare con te. È la stessa cosa, raga. È la stessa identica cosa. Ma che cazzo sto a fare io? Ok, va bene. Muori morto, porca troia. Muori morto. Testa di cazzo con la bandana. Chi ci abbiamo? Steph. Vai. Dio caro. Ma questa c'è Ciara Lano, raga. Che cazzo. Ma fra un po' deve pure finire l'episodio. Non gliela faccio neanche a battere la cavolestra. Veramente, oh la madonna, è quella che è. Trigo. Impostore Trigo di Alga. Guardate, che se non è possibile. Vabbè. Nella testata, va. Agilità, vaffanculo, va. Con agilità, vaffanculo. Via da qui. Facciamo sto volo. Battiamo quest'altro bastardo. Ti prego non avere Groudon con cazzo impostore. C'è solo uno, quindi ok. Magnemite. D'accordo. Allora era solo il primo allenatore. Un bastardo fortissimo. Ok, dunque. Magnemite battuto senza pericolo. Meno male, almeno lui. E si continua, ragazzi. Si continua. Questa perdita non ci ha scalfito affatto. Porca troia se ci ha scalfito invece. E niente, raga, aveva appena imparato surf, raga. Io non capisco come cazzo sia possibile. Dobbiamo assolutamente trovare tipo un Tentacruel, ecco. Ma Tentacruel c'aveva i tentacoli così grigi? Io mica me li ricordo così grigi, raga. Non me li ricordo così grigi, raga. Spero non abbia qualcosa di velenoso, molto velenoso, a questo livello. Perché sennò sto nella merda. Te prego no, Barriera, ok. Come vedere una foto di Tentacruel? Mi pare troppo... No, no, i tentacoli c'era così invece. Sembrava troppo grigi, sapete? Acido bomba, porca madonskins. Quanto mi fa? Porca puttana. Vabbè, adesso muore perché la difesa fisica sua non è molto alta, vero? No, cazzo. Adesso usa quindi una mossa di tipo veleno, ok? E dunque, posso usare rossa volendo. Lui che mosse c'ha? Psicoraggio. Vai, andiamo così. Ce la faccio tranquillamente, in realtà, in teoria. Barriera, lo potevo pure lasciare, dunque. Barriera di nuovo. Basta, frate, muori, dai. Ecco perché non è morto, perché ha usato barriera prima. Ecco perché. Buona a sapersi. Piloswine, ok. Che c'è una mossa di tipo roccia? Vediamo un po'. Gelodenti, ok. Leva il culo da qua. Chi metto gelodenti? Porca troia, è vero. Lapras era perfetto contro il ghiaccio. Adesso noi siamo nella merda contro il ghiaccio, raga. Siamo nella più totale merda. Merda, tocca trovare un sistema contro il ghiaccio, raga. Cioè adesso se ci capita un acqua ghiaccio contro stiamo nella merdissima. Stiamo proprio nello schifo. Vabbè, pure congelato. Spora, questo non ce l'ha mossa tipo terra, vero? Te prego dimmi di no. Top. Steph, raga, è il più forte di tutti. Non vedo l'ora che si evolve, che lui diventa il più forte di tutti. Te prego, me dà il testato e vaffanculo. Mamma mia. Non lo so, raga, c'ho paurissima di quello che sta accadendo adesso. Metto Michele. Ma magari mi usa una mossa tipo terra, non posso rischiare. Dai Michele, vai, fai il tuo. Ok, molto bene. Palla ombra e via. O Michele, raga, si è rivelato abbastanza utile. Cioè, senza di lui Groudon ci fotteva tutti quanti. Molto bene, Clorinda mia. Ma come cazzo si fa? Deve fare così, no? Non ci sta un altro allenatore in questo... Dunque, facciamo così e così. Facci. Ci sta un altro stage. Dunque, diamo le pozioni a tutti. Continuiamo. Cazzarola. Questo è l'ultimo stage, però, Quindi battiamo questi e poi basta. E poi l'episodio finirà. Spero che veramente non perdiamo un altro Pokémon prima di battere il cavolestra. Kangaskhan, ok. Va bene, ci sto. Kangaskhan ci sto. Tipo normale, Steph riesce a cavarsela contro questi. Sporiamo pure. Che ha usato? Martel pugno? Che cazzo ha usato? Martel pugno, raga? Ho visto martel pugno? No, raga, non può accadere. Di nuovo. Non di nuovo. Cazzo. Mettiamo Axel un attimo. Faccio un drago danza pure. Speriamo che dorma un altro po'. No. Mega pugno era. Allora potevo rimanere. Potevo rimanere e dovevo rimanere, perché guardate che male. Cioè, che coglione che so. Ma vedi a leggere le scritte, raga. Quanto mi fa con Megapugno? Ok, niente. Spora. Megapugno, ok. Stavo a fare Megapugno, non Martelpugno. Che male comunque che fa, Metal testata, dai. È fortissimo Leron, raga. Io lo adoro. È il miglior Pokémon che ci abbiamo, raga. Cioè, spero veramente che non muoia lui. Se muore lui, io impazzisco. Provocazione, no, Axel. Non provoca nessuno. Porco due, te sfondano l'ano. Te spaccano la mascella. Non lo farei mai più. Non ti azzardà. Zapstrike, spora. Scarica, porca
Matosca, no. Porco disse, no. Porca... Stavo già per impazzire, raga. Non c'era una buona difesa speciale il nostro Steph, purtroppo. Scarica, mettiamo Memini. Molto bene. Che adesso dovrebbe imparare Geoforza prima o poi. Al 38, mi pare. Quindi siamo molto vicini. Spora, pestone, non tentennare, testa di cazzo. Ok, facciamogli corpo scontro e via. Ok, andata, dai, dai. Che cazzo, raga, è durissima, durissima. Durissima. Mettiamo un po' giù, se che lo sto vedendo trascurato. E andiamo. Dunque, butta qua. Qua facciamo così, così. Che sta facendo? Se faccio così, che succede? Ok. Siamo arrivati alla fine. Questo è l'ultimo. Spero che sia l'ultimo. Che perché mi sono stufato di perdere Pokémon. E poi sono le 7 e 5, come vedete. Porca troia, Jellicent. Questo è grevissimo come Pokémon. Però secondo me, se mi fa un palla ombra, io lo vivo adesso. Quindi faccio ipnosi. Funesto vento. Ok, non c'è la palla ombra. Palla ombra mi avrebbe stuprato. Mi avrebbe stuprato. Benissimo, male. Male male. Male merda proprio. Male schifo. Mamma mia. Mamma mia che schifo. Che gli famo a questo? Che cazzo gli famo a questo? Tu che c'hai? Tu non c'hai un cazzo. Se può fa... No, funesto vento mi stupra Michele. Male. Per ora posso mettere Mimini e fare spora al volo. Spero non mi faccia qualcosa di acqua adesso. Funesto vento, ok. Secondo me l'acqua non mi disintegra adesso. Ti faccio spora. So più veloce io, top. So più veloce io, top. Dunque, dorme, ok. Facciamogli morso. Così può tentennare anche. Dai, forse ce la facciamo. Senza perdere qualcuno. Tentenna o dormi. Dai, è fatta, è fatta. Lui c'ha due Pokémon però, attenzione, Memini, top. Memini, MVP. Mo impara pure già forza al prossimo livello. Glaceon, ok. Il ghiaccio comunque c'è stupra. Però meno male che non è acqua ghiaccio. Quindi Steph se la può fare tranquillamente. Mamma mia che ansia sto episodio. Vedete, a portare i livelli più bassi le faccende si fanno più complicate, E ci piace così, però con la Brassel Team ci piaceva di più. Che cazzo, veramente. Voi se ci avete proposte di team migliori, visto che avete visto il team, se ci avete una build di team migliore con combinazioni di tipi che fanno in modo tale che noi abbiamo 6 Pokémon forti, fatemi una proposta e vediamo se è fattibile, raga. Io ora è fatto, dovrei solo tornare indietro. No, qua ho sbagliato, ho fatto una cagata. Non devo fare così e ho sbagliato. Vabbè, adesso torno a casa, dai. Vai, pure buio perché sono le 7. Dunque, ragazzi, salviamo. Se vi è piaciuta questa disfatta di episodio, ragazzi, vi invito a mettermi piace. Speriamo di riuscire a riprenderci la situazione in mano, di riuscire a trovare un Pokémon di tipo acqua forte, ghiaccio, quello che cavolo, Warrein sarebbe fantastico. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!